Entrate pure. Non c'è un cameraman che mi segue, quindi vi porterò io. Allora, appena si entra, questa è la visuale. A sinistra, il letto che occupa la maggior parte della stanza, le mie bustine, scrivania, televisione e quella lì. Allora, girando a sinistra c'è la cassettiera di IKEA, vi lascio il link qui sotto se li trovo dei mobili, questa qui, e sopra ci sono i miei gioielli, anelli, orecchini, e qui le mie collane e cavigliere che ho preso da H&M Home, come sempre vi lascio il link qui sotto. Poi c'è una foto di me da piccola con mia madre, devo cambiare la, come si dice, la cornice, perché non mi va il caso. Poi qui, questa sarebbe una tartarughina di Tiger che ho dipinto con la pintura, no, con la pittura spray dorata per fare lo stesso colore di questo qui, e ci sono alcuni ricordi, ad esempio un braccialetto per andare a ballare, un scontrino, biglietti del cinema. Poi qui ci sono gli angioletti che ho da quando sono piccolina, e questo è un altro portagioie che però utilizzo per i trucchi. Infatti qui c'è uno specchio e lì ci sono rossetti, brillantini, queste cose. Poi qui su questo disco di IKEA, che dovrebbe essere un portaventole ma in realtà io lo uso per questo, c'è il mio profumo, una crema che vi ho elencato già in un altro video, vi lascio il link qui per andare a vederlo, ed è la crema antisfregamento che utilizzo, come dice la figura, così in mezzo alle gambe d'estate. Poi c'è un deodorante al cioccolato e un profumo per il corpo di Victoria's Secret, se mette a fuoco, ecco. Questo qui, l'Aqua Kiss, che utilizzo soprattutto d'estate perché è un profumo un po' più fresco. Poi qui sopra, togliamo lo zoom, qui sopra ci sono tutte queste cose e voi vi starete chiedendo ma che cos'è questa roba? Tutte queste cose qui sono tutti i souvenir dei miei viaggi, alcuni li ho presi io, altri li hanno portati. Però prima vi faccio vedere questo, che è praticamente una luce, possiamo dire, e ovviamente potete cambiare la scritta che c'è con quella che vi piace di più. Per adesso la mia è questa qui, e sopra c'è un elefantino porta fortuna. Io spero mi sentite bene visto che sto alzando la telecamera. Allora, qui potete vedere tutti questi souvenir. Allora, quello lì ovviamente è di New York, non l'ho preso io. Poi c'è il Big Bang in cristallo, questa dovrebbe essere una sfinge, bacchette cinesi, questo l'ho preso io la prima volta che sono andata a Parigi con i miei genitori, una Torre Eiffel che si illumina. Poi lì dietro è tipo un gioco, se la giriamo quella lì cambia tutto, l'acqua scende giù, non so come spiegarvelo. E quello me l'hanno portato degli amici di famiglia. Poi questo qui è una foca, dovrebbe essere, dall'acquario di Genova, l'ho preso io. Anche quella lì, quella bottiglia lì l'ho presa io, e praticamente ho comprato la bottiglia da IKEA, vi lascio il link qui sotto se vi serve, non lo so. E praticamente dentro ci sono delle conchiglie che ho preso a Stelia Marina, dove sono andata l'anno scorso, e la sabbia di Isola de Caporizzoto. Poi là dietro c'è un boccale di birra di Dublino che ho preso io l'anno scorso quando sono andata con la scuola.
Questo è un moro siciliano che hanno portato a mia madre, ma lo tengo io qui. Questa è Madera, l'ho preso io quando sono andata sempre con la scuola. Poi questi due li ho vinti a Selia Marina con le pistolette, e quello lì me l'hanno portato da Barcellona e dovrebbero essere finiti, perché io non ne vedo più. Dovrebbero essere finiti, sì. Ok, poi c'è il mio armadio gigantesco, sempre di Ikea. Ah, e poi una cosa che molti non fanno vedere nel room tour è la luce. Questa qui, spero di non accecarvi, per favore. Ecco, ve la faccio vedere così. Molto carina, dorata, vi lascio il link qui sotto. E non mi ricordo dove l'ho presa, credo da Maison du Monde, forse. Poi vicino al mio letto c'è il comodino. Questo sembra uno di Ikea, ma in realtà l'abbiamo fatto fare dal falegname. Poi c'è questa lucetta qui, che è a luce gialla, e a me non piace. Devo cambiare la luce, che è di Ikea. Poi vabbè, telecomando. E sono tre cassetti. Qui i calzini soffreddo, dei fazzoletti, cerchietto. E questo qui per truccarmi quando mi metto... come si chiama? Quando mi metto il setting spray. Ed è questo qui, del Museo San Severo a Napoli, dove c'è il Cristo velato. E poi questi due cassetti sono vuoti. Prima o poi troverò cosa metterci. Questo è il mio letto, sempre di Ikea. E questa dovrebbe essere tipo uno scaldotto di Zara. Mi piace molto la fantasia, riprende anche i toni della mia camera. E ci sono questi due cassetti che sono pieni di cianfrusaglie, cuscini, giocattoli vecchi e queste cose qui. Poi c'è la finestra e c'è questo che vi facevo vedere prima, questa rete, che non vi potrò far vedere perché c'è gente che forse non vuole far parte di questo video, però vi faccio vedere alcune cose mie. Allora, c'è questo qui che mi hanno portato da Berlino, non so che cosa sia, però l'ho attaccato qui. Poi c'è una foto del Colosseo che io avevo sul mio vecchio account di Instagram. Ho due biglietti di Napoli, le nacchere sempre di Barcellona. Poi qui c'è il mio cane, qui c'è il bracciale che avevo comprato a Dublino. Che foto? Ok. Poi questa è una foto di un villaggio che mi è piaciuto tantissimo, infatti ho messo vicino il bracciale che avevo. Poi lì c'è una foto con una mia amica, anche lì, e c'è il bracciale di quando siamo andati a ballare insieme. Lì c'è un'altra mia amica con due foto, e qui è quello che rimane del mio gemellaggio in Francia. C'è una polaroid che ci hanno dato loro, un biglietto di Parigi della metro e una foto di gruppo. Poi queste cose sono venute con questa rete qui, però non so cosa siano, a cosa servono, quindi le lascio lì. E comunque l'ho presa da Maison du Monde e vengono già con queste clip qui. Devo comprarne altre perché non sono abbastanza. Poi qui sotto ci sono queste buste qui, queste Dior, due di Fendi, Tiffany, Gucci, e veniva con questo quando ho comprato la cinta, e devo aggiungerne altre visto che a Natale ne ho prese altre. Comunque le lascio qui per decorazione, mi piacciono molto e danno un po' un tocco di colore che manca visto che è tutto bianco. Poi qui c'è il termosifone e qui c'è la scrivania dove edito tutto. Allora, questa sedia trasparente è di Ikea, e invece il cuscino credo sia di Zara, non so se c'è scritto. No, se mi ricordo dove l'ho preso, ve lo lascio qui sotto. Poi qui è la postazione, c'è la tastiera normale, poi ho comprato il mouse così su Amazon, se vi interessa è sempre linkato qui sotto, perché non mi piaceva il trackpad, quello lì c'è senza pulsanti praticamente, che ti esce con il Mac. Poi ci sono sempre due sottopentola che uso come mousepad,
non so come si dice in italiano. E qui solo per decorazione, e c'è questo qui che è alla menta, quando esco lo metto. Poi c'è la crema di Clinique, la Moisture Surge piccolina. E poi qui in questo barattolo di Ikea, che dovrebbe servire per lo zucchero e per il sale, ci sono altri ricordi. Computer, i miei occhiali. E qui ci sono alcuni dei miei trucchi, non li ho tutti qui. E c'è questo set di pennelli di Amazon, quelli che vedete rosa. Poi questo di Sephora. Questo di Kiko. Infatti c'è scritto KK. Anche questo di Kiko. E dovrebbe essere anche questo di Kiko. Eccoci. Poi ci sono tre matite labbra. C'è una spugnetta lì. E poi questo qui, che è di Anastasia Beverly Hills. La scritta se n'è andata, però comunque così. Una pinzetta e una penna. Non so perché, però c'è una penna. Poi qui ho una palette di Make Up Revolution, che ormai la scritta è andata via. Ed è così. Questo qui, come potete vedere, mi è piaciuto tanto. Si chiama Bird. Questi colori qui. E poi c'è la palette di Iconica Cosmify. Se riesco ad aprirla con una sola mano. Ecco qua. Ed è così. Non è nelle condizioni migliori perché è usata, ovviamente. Esce con il pennellino a doppia punta, qui a lingua di gatto e qui non so come si chiama, e questi colori qui. Non so bene quanto vi è potuto interessare vedere i miei trucchi, però niente. Poi questi due bicchieri qui, che uso come portapennelli, sono di Zara Home. E questo, non lo so, questo cestino possiamo chiamarlo, è di Ikea, tutto bianco. E poi qui c'è la mia televisione e siamo di nuovo alla porta. Comunque, qui mi sono dimenticata di dirvi della scrivania. È di Ikea, bianca, normale, e ci ho fatto mettere questo vetro qui, non so perché, ma mi piaceva l'idea. E niente, e ci vediamo veramente alla prossima.